Ok, riprendiamo, sono le 6 meno 10, credo. Sono un attimo in ritardo perché ho telefonato al medico, e quindi o è un linfonodo, ma, non credo, ma molto più probabilmente un'ernia del disco, un'ernia inguinale, vabbè, o va a posto da sola, o una piccola operazione si mette a po'. Questo può essere dovuto al fatto di certi movimenti che faccio di notte per liberarmi dalle contrazioni, le faccio piuttosto forti. Quindi può darsi che abbia fatto un movimento, quindi ha detto di non fare attività fisiche intense. Poi ha detto, ma sai, queste sono cose che uno se le può anche tenere, basta non fare attività fisica intense. Gli ho detto, questo non è il mio caso, come sai. È fastidioso. Ma comunque non se ne parla manco, io attività fisica intense finché vivo le faccio, poi quando sono morto le faccio da un'altra parte. Cambiamo setting, poi magari riparliamo di quello che abbiamo visto prima. Dal punto di vista didattico è stata una cosa molto interessante e naturalmente potremmo anche studiarla poi per approfondire cosa, perché ci sono state diverse componenti, insomma. Ok, allora adesso cambiamo setting, adesso parliamo di economia, ne parliamo nel nostro modo. Avrei bisogno di 8 persone che si siedono qua, per terra si vedono oppure sulle seggiole, come per meglio per voi? Seggiole? Per terra si vedono. Per terra si vedono, per terra. Allora, si possono sedere 3 qua, 1 qua e 3 di schiena diventano. Poi abbiamo quei fogli, mezzi fogli di stamattina, ce li dovremmo avere ancora. Se... Sono su qua. Ok. Allora, vedi, ci mancano ancora delle persone, ce ne mancano 4. 5. Va bene, insomma, va bene, ecco. Non è necessario che sia, potrebbero anche essere 7, ecco. Però dovreste essere in modo che siete abbastanza vicini, vi potete passare i fogli. Oppure ti metti tu qua, sei tu di schiena un attimo, tanto non è importantissimo. Adesso io vi distribuisco queste cose, fatevele passare tra di voi, me ne lasciate 2. Ok, benissimo. Così capite quanto è difficile l'economia. Te ne manca, devi passarle una, ognuno ne una sola. Ce l'avete tutti? Adesso, questo è il passaggio più difficile, è finito. Non è facile distribuire, voglio dire, uno ne tiene 2, l'altro ce n'è una sola, poi io... Superata questa prima fase, il coso successivo non è difficilissimo. Avete presente il senso orario? Useremo quello per i destrimenti, quelli che hanno problemi destra e sinistra, lì è difficile, però insomma, così. Allora, voi siete 8 imprenditori, ciascuno dei quali ha un'azienda che funziona, che produce, che eccetera. Ci avete un problema, il problema del credito, che non avete soldi. Però in realtà, tu Matteo, i soldi li avete. Tu hai un debito, ce l'hai con Nicoletta, però hai un credito Virginia. Virginia. Con Virginia. Quindi tu vai da Virginia e chiedi gli soldi, chiedi. E lei dice, io te li darei volentieri, ma ho un credito con Marco. E lui dice, io te li darei, ma... Credito con Valentina. È così. E praticamente voi siete bloccati. A questi punti, non avendo credito... Come fate a portare avanti l'impresa? Chiediamo alla banca. Chiedete alla banca, la banca non ve li dà perché siete messi in situazione... Non ve li dà. Non corrispondiamo ai requisiti. E non corrispondete ai requisiti minimi. Per poter avere soldi in banca, per avere soldi da una banca ne devi già avere prima, se no non devi avere degli asset, delle case, dei cose. Cioè, se invece siete imprenditori e avete investito... No. Quindi diciamo che questa economia... di 8 imprenditori, mettiamo che ognuno ha 20-30 dipendenti, quindi non so, un bel po' di centinaia, un migliaio di persone,
Dopo un po' c'è la disoccupazione, voi chiudete e così via. Adesso, vedete, adesso facciamo un miracolo. Lui non ce l'ha i soldi, ma ce l'ho io, te li do. Adesso ce l'hai. Ora, tu cosa puoi fare adesso che ce l'hai? Li dai a lei. Perfetto. Adesso lei ce ne ha due, quindi adesso questi punti puoi dargli i soldi a lui. Dagli. Cioè puoi restituire il debito? Li dai a restituire, restituisce. Restituisce. Vai, vai. 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 Adesso tu non hai più debiti, me li puoi ridare. Basta, finito. Adesso potete ripartire. Io ho i soldi di prima, voi anche. Però adesso avete liquidità. Prima non ce l'avevate. Cioè non abbiamo più il debito. Non avete debito. Ma io devo restituire con gli interessi. Doveva finire il giro qua. Vabbè, tu glieli dai. Dai i soldi. Okay. Finisce. Daglieli. Questa è? Sì, dagli. Sono i soldi che ho ricevuto. Sì. Prego. Ti restituisco il mio debito. Adesso tu non. Adesso è finito. No, basta. È gli interessi. La banca vuole gli interessi. Ma io non sono una banca. Perché se sono una banca non te li do. Io sono lo Stato. Lo Stato, ecco. Che anziché fare dare alla banca questo compito, lo dà a se stesso. Quindi tu puoi chiedere un prestito a costo zero, che non è un prestito, è un costo, un prestito zero, a costo zero, lo prendi, lo dai a lei e l'economia ricomincia a circolare. Qui abbiamo un problema di liquidità. Non abbiamo un problema di produzione, abbiamo un problema di liquidità. Le banche, togliendo liquidità, impediscono all'economia di funzionare. E quindi cosa fanno le banche? Le banche, sì, se vuoi ti do un prestito, prova a chiedermelo. E non te lo do. Ho 20 case. 20 case, benissimo, tieni, te li do. Però dopo, cosa ti succede? Che io con gli interessi te mazzo. Perché quando chi ha studiato queste cose sa che gli interessi bancari non sono 2-3%, poi diventano altissimi. Capisci? Allora, le banche intervengono succhiando al paese la possibilità di produrre. Quindi in pratica il sistema bancario è un sistema criminale, che se lo facesse dei criminali sarebbe giusto, fanno il loro lavoro, ma che sia fatto dalle banche, quindi le banche dovrebbero essere pubbliche, non dovrebbero essere private. Lo Stato dovrebbe dare i soldi. Non so se vi è chiaro. Sì, purtroppo sì. Cioè, Mauro, vorrei aggiungere che anche se le banche non ci prestano una lira... Anche se le banche in questa situazione non ci prestano una lira, fanno anche un'altra cosa. Siccome in alleanza con i nostri politici ci costringono a pagare con le carte di credito, su ogni transazione che noi facciamo, sì, sì, tra di noi si fregano una parte dei soldi, si prendono il pizzo. E no, quando abbiamo finito di fare 100 transazioni, le 100 euro sono scomparse. Sì, guardate, le banche prendono su tutto quello che possono. Il sistema bancario è fatto in modo tale da drenare, chi ha calcolato, più o meno la metà di quello che è l'economia reale. La metà. Cioè, quindi lavori, potresti avere 1000 e hai 500, perché 500 lo dai a chi? Agli speculatori, cioè a coloro che non solo non lavorano, ma che portano via il lavoro, perché poi portano i disastri finanziari di cui ci siamo sottoposti adesso. Ecco, il sistema della governance globale non ci sarebbe se non ci fosse questa cosa qua. Non è difficile da spiegare, adesso l'ho spiegato male, non è la giornata, però metti che, cioè, non bisogna introdurre nessuna variabile in più, proprio solo queste. Intervieni, gli dai 10.000 euro, quello lì fa il giro e alla fine glieli ridà e siamo a posto. Li do a te, tu li dai a lei, 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 tu li dai a lei. Basta. Io li riprendo e non c'ho bisogno di avere interessi da voi perché sono Stato. Lo Stato deve essere amico dei cittadini, non deve essere un truffatore. Ora, il nostro sistema è fondamentalmente l'espressione massima dell'articolo 640 del Codice Penale, che voi naturalmente conoscerete qua. La truffa. Artifici e raggiri per trarre profitto con altrui danno. E che le banche non fanno questo? Artifici e raggiri, perché non ti dicono
che sono indispensabili le banche, no? Vi dicono, sono indispensabili le banche, il sistema bancario è indispensabile. Ecco, tutto questo sistema è basato su artifici e raggiri. Che, infatti, Henry Ford, che poi queste cose le conosceva negli anni 20, disse, se i cittadini sapessero come funzionano le banche, domani sarebbero tutti in piazza. Il sistema bancario porta a queste cose. La crisi del 29 è dovuta a queste cose qui. La prima e la seconda guerra mondiale è dovuta a queste cose. Quindi non è una cosa da poco, è centrale. Però noi oggi abbiamo bisogno di spiegare le cose in modo più semplice possibile. E non è facile. Se questo non funziona, troviamo un altro metodo. Ma di sicuro non lo si può spiegare come lo spiegano oggi, perché non lo capisce nessuno. Le cose in realtà sono semplicissime. Le cose vere sono semplici, le cose false sono complicatissime. Se dovessi dirvi come funzionano i derivati, ecco. Io volevo dire una cosa. Allora, io ho passato il foglio e ci siamo passati il foglio, però può capitare che uno non lo passi. Quindi l'importanza. Lo darà quello dopo, se quello, cioè, anche tra i truffatori c'è qualcuno che, anche tra gli imprenditori c'è qualcuno che è un truffatore. Sì, quello che voglio dire io è l'importanza della rivoluzione della coscienza che dobbiamo fare noi è quella di rendere tutti consapevoli che siamo un unico ingranaggio. No, ma questo lo so, però non possiamo ripeterlo ogni volta, capisci? Lo so benissimo. Però vagli da dire a Zuckerberg che sei un unico ingranaggio, cioè chi guida il mondo. Lo sa benissimo queste cose, le sa meglio di noi, le sa meglio dei mistici. Proprio per quello è in grado di governarci. Noi dobbiamo umilmente, con piccoli passaggi, piccoli passi, risvegliare la coscienza non solo sui grandi temi, ma anche su quelli più semplici. Cioè capire che quando vai in banca non stai andando presso una qualsiasi impresa, stai andando verso un'impresa le cui radici non sono nel bene, ma sono nel male. Poi ci sono le banche, c'erano le banche cooperative, quelle che funzionavano sul territorio, quelle erano funzionanti, ma queste di oggi, infatti le piccole banche tendono a essere strangolate, perché quindi le piccole imprese tendono a essere strangolate, rimangono solo quelle grandi, e quelle grandi hanno le loro sedi nei paradisi fiscali, non pagano le tasse, drenano l'energia. Cioè questo dobbiamo capirlo, capite? Che poi la soluzione ovviamente sia nell'evoluzione della coscienza, questo l'abbiamo detto da sempre, no? Ogni volta, però non possiamo ripetere. Questo vi ho fatto vedere questa cosa qui perché dobbiamo trovare diversi escamotage per risvegliare le persone che credono che l'economia sia difficile. Non lo è. Cioè Keynes, che è stato il più grande economista del secolo scorso, diceva può mancare, se vogliamo costruire un ponte possono mancare. I mattoni, il cemento, possono mancare gli operai. L'unica cosa che non può mai mancare, sai cosa sono? I soldi. Ma se uno capisse questa frase, vuol dire che ogni volta che dicono Radio 3, facciamo una scommessa, in una settimana lo dirà almeno 500 volte che mancano i soldi. Il problema sono sempre i soldi. Ogni volta che vi dicono che mancano i soldi, dicono una verità parziale, mancano perché, cioè non ti dicono mancano perché abbiamo un sistema bancario di questo tipo, un'Europa fatta così, ti dicono che mancano come se fosse una colpa nostra, capisci? Ora, in un sistema economico che cresce, deve crescere anche la quantità di moneta che si corrisponde ai beni, ma non è che bisogna fare tanti ragionamenti, è facilissimo tutto questo. Quindi l'economia si complica a dismisura quando serve a imbrogliare. Cioè quando diventa una truffa, gli artifici e i raggiri sono sempre abbastanza complicati, perché se no non ci caschi. Quindi noi siamo raggirati alle radici da propagande truffaldine. È questo. Questo mi fermerei per evitare di... Abbiamo dato un esempio di quello che si può... La prossima volta lo faremo ancora più semplice, più proprio arrivare al minimo denominato, proprio la cosa più semplice, per far arrivare le persone.
Cioè noi ci dobbiamo svegliare, perché è un mondo dove la truffa è ovunque. Ormai chiunque è costretto in qualche modo a truffare gli altri. Perché se tu chiami una persona per ripararti le finestre, questo qui, se può, cerca di metterti le più care possibili. Se trova una persona ingenua, gli raddoppia il prezzo. Cioè, perché? Perché lui ha dei debiti con degli altri, i quali con lui si comportano così. Quindi noi siamo in uno stato di coscienza in cui siamo messi gli uni contro gli altri. E tutto questo a beneficio dei vari Zuckerberg e Musk e così via, i quali drenano miliardi, 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 miliardi e fanno quello che vogliono sulla Terra. Quindi è il massimo di distanza dalla democrazia, è il massimo di distanza forse mai avuto nella storia, in cui i popoli non sono in grado di autodeterminarsi. Va bene, basta, chiudo. Bene, potete tornare adesso, avete i debiti, sono finiti, potete riprendere l'attività. Ok. Grazie Mauro, ci hai risolto il problema debitorio. Non è mica piccolo. Adesso ve ne dico un'altra. Qual era l'economia della Germania, come ha applicato in Germania l'economia Hitler? La Germania aveva un debito pubblico immenso, non aveva risorse, aveva... Semplice. Per ogni ora di lavoro veniva stampato un marco. Ogni impresa che aveva dei debiti, lo Stato comprava i debiti e gli dava i soldi. Così i soldi andavano là dove era necessario per l'economia reale. Cos'è successo? Che l'economia che stava andando così ha cominciato a fare così. C'erano 3-4 milioni di disoccupati, nel giro di 3 anni non c'era più. Allora, Hitler sappiamo tutti chi è, ma nell'ambito dell'economia si è comportato molto meglio come con lo Stato tedesco, con i cittadini tedeschi, di quello che oggi fa il nostro Stato, che fanno gli Stati del mondo. Ora, il progetto di questa economia finanziaria, della finanza, nasce molto tempo fa, non c'è bisogno di fare però tutta la storia, perché non... capite, ma i Rothschild, anche solo portiamo a partire da lì, nel 1976 escono, 776 più o meno, escono un documento dei Rothschild, 25 punti, in cui descrive esattamente quello che loro avrebbero fatto negli anni successivi, poi nei secoli successivi. Loro volevano arrivare ad avere una banca centrale privata in ogni stato del mondo. E in qualche modo ci sono riusciti. In questo modo avevano il controllo dell'economia mondiale. Perché chi dispone della leva monetaria dirige l'economia, può fare quel che vuole. Può distruggere un paese, può farlo fiorire. Ora, io non riesco a capire, proprio non ci arrivo, com'è possibile che cose così semplici non vengano dette e invece viene detto delle cose complicate che nessuno capisce niente. Cose semplici. Posso ancora dire una... ripeto ancora. Verità è semplice. Falso, complicato. Cioè la menzogna, la truffa, deve avere artifici e raggiri. E artifici e raggiri non possono essere semplici, se no gli smascheri non ci caschi. Quindi creano delle truffe in modo che noi ci cadiamo tutti, ipnosi collettiva, tutti quanti, e quindi dopo siamo sottoposti a questo, no? A questo potere infernale. Ecco, va bene. Sappiate che il capitalismo è la base di tutte le guerre, le guerre ultime sono sempre dovute a ricerca di denari, cose di questo genere. Quindi
Va bene, basta. Questo siccome questi video andranno poi su BioBlu, e su BioBlu dobbiamo parlare degli aspetti della situazione attuale, abbiamo parlato dell'economia e di come i politici non dicano mai nulla che ha a che fare con la realtà. Parlano di cose che non hanno nessun senso. E quando un politico vi dice che vuole realizzare certe cose, in quel momento che gli escono le parole, dovete scrivere vicino truffa, 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 perché lui non può realizzare niente. Ogni cosa che viene fatta richiede denaro. Se vuoi fare una strada ci vuole i soldi, se vuoi rimettere a posto un parco ci vogliono dei soldi, per assumere persone ci vogliono soldi, tutto. Allora, chi dice che farà certe cose, dovete dirci non le farà. Quindi, un politico onesto dovrebbe dire, bene, mi avete eletto, adesso, per rispettare il mio impegno di mandato, vi dirò che non posso fare niente, così almeno lo sapete. Non ve lo dico prima, perché se lo dico prima non eleggete me. Almeno io mi ricorderete per il fatto che sono l'unica cosa che vi ha detto giusta. Tutti gli altri vi imbrogliano. Ecco, questo sarebbe semplice da far capire. Mancano i soldi per gli ospedali, mancano i soldi per assumere i medici, mancano i soldi per assumere gli insegnanti, mancano i soldi per le guardie forestali, mancano i soldi. Ma lo Stato dovrebbe assumere tutte le persone disoccupate adesso, tutte. E lo potrebbe fare se avesse a disposizione la sua moneta. Stampa, è fatta. Ogni volta che stampi moneta e dai questa moneta direttamente a qualcuno che la spenderà, no? Se tu sei disoccupato e io ti do 1.500 euro, tu quei 1.500 li spendi tutti. Se li spendi vuol dire che vai nel suo negozio, nella sua cosa, e questi soldi circolano. Quindi lui, tu, ti arricchisci un po', puoi vivere un minimo. Lui riceve e così via. Questa moneta poi non si ferma lì. Quindi c'è un moltiplicatore, per cui si crea molta più ricchezza. Non è, io se do 1.500 non creo ricchezza per 1.500, creo ricchezza per molto di più. Allora, se io creo più ricchezza, c'è più PIL, prodotto interno lordo cresce, la spesa pubblica, quello che è il deficit, in rapporto è come diminuisse. Cioè, se prima il deficit era 60 e il prodotto interno lordo era 120, il rapporto è 2 a 1. Se portiamo il PIL a 240, il rapporto è 4 a 1. Allora, questo si può fare anche dentro i trattati europei, basta dimostrare che lo Stato, quando spende, in realtà sta creando meno deficit, perché quello che vuole l'Europa è che noi andiamo in pareggio di bilancio, e questo è il modo per arrivarci. Per andare verso il pareggio di bilancio bisogna incrementare l'economia. A questi punti cresce il PIL e il debito in confronto diminuisce. Poi, se cresce il PIL, a un certo punto hai anche modo di pagare quei soldi del deficit e liberartene, ma non ce n'è bisogno. Però qui bisogna essere scaltri, perché ci possono essere degli attacchi da parte della finanza. E lì bisogna prima creare una banca pubblica, cosa che non è per niente difficile, perché basta prendere una banca che sta fallendo, la compri a poco, lo Stato la fa pubblica e allora mette questi soldi nella banca pubblica, la banca pubblica non, cioè, con questo si riesce a riparare dagli attacchi della finanza. Questo è il progetto di Mori, in due parole, e quindi questo progetto che insieme agli altri economisti porteremo in gennaio, se tutte le cose andranno bene, se riusciamo a metterci insieme, ma penso di sì, non credo che ci saranno grossi ostacoli. Va bene, anche questo lo chiudiamo.